Il problema, uno dei problemi fondamentali è il modello di business. Lo sappiamo tutti, ne sentiamo parlare continuamente e anche spesso a sproposito, però è vero che il mondo digitale non si sorregge da solo. Quindi la transizione è avvenuta, però le cose non succedono e guadagnarci è difficile. Nel nostro piccolo, insieme con la proposta che ha presentato Raffaele, noi di LSD, soprattutto Marco Dal Pozzo, che ora ve lo racconterà, sta studiando un modello che tra l'altro ha un grande pregio, che è etico, non è soltanto business, non ci fa soltanto guadagnare qualcosa, ma ce lo fa guadagnare seguendo l'etica, che insomma, al giorno d'oggi. Marco. Allora, io ringrazio l'associazione LSD di cui faccio parte per il credito che mi sta dando da qualche anno. E oggi lasciatemi dire che per me è un giorno molto importante perché quando ho fatto questa ricerca non avrei mai pensato di poterla presentare in una sede così importante. Quindi sono anche un po' emozionato per questo, ma spero che voi me lo possiate perdonare. Come diceva Marco, la ricerca è un modello. Io sono partito dall'idea che un modello per il giornalismo, proprio perché, come ha detto il Presidente, qui è una questione di democrazia, non debba essere tanto un modello di business, ma prima ancora un modello sociale. Quindi quello che farò è un brevissimo richiamo ai post che sono stati, ai pezzi che sono stati pubblicati negli ultimi giorni sul sito dell'associazione, per poi dare un po' più spazio a delle proposte legislative, vale a dire. La traduzione in proposte di modifiche di leggi già esistenti o nuove leggi che possano rendere in qualche modo applicabile il modello. E poi diciamo un ultimo ragguaglio su quelle che sono le nostre intenzioni sui possibili sviluppi futuri del modello. Il punto di partenza è la Costituzione italiana, il suo articolo 3. Quindi non lo leggo, però ho evidenziato in rosso due, diciamo, passaggi chiave quando si parla di dignità sociale e di sviluppo della persona umana. Questa è la base del modello sociale che io ho studiato, ho proposto e sto qui presentando. Quindi quando si parla nella Costituzione di sviluppo della persona umana, stiamo parlando, io lo dico sempre con un po' di pudore, ma sono ingegnere, quindi a me piace poi fare dei modelli perché mi aiutano meglio a strutturare sia il mio ragionamento, ma anche per non andare troppo fuori dal seminato. Quindi quando la Costituzione parla di sviluppo della persona umana, io penso alla piramide di Maslow e ai suoi bisogni. Alla teoria di Maslow, qualche anno dopo, Rodotà, in un'opera che si chiama Il diritto di avere diritti, aggiunse quello che è il bisogno di conoscenza, quindi che poi lo stesso Maslow metteva alla base della sua piramide, cioè quindi prima ancora di soddisfare i bisogni, quelli di Maslow, esiste la necessità di soddisfare il bisogno di conoscenza. Il fatto che si stia parlando di sviluppo della persona umana e mettere alla base il bisogno di conoscenza, alla base della piramide, significa fare della conoscenza stessa un bene comune. Quindi se è buona una definizione, di bene comune come bene strategico per la nazione, noi possiamo dire che la conoscenza appunto è un bene comune. E perché sia applicato a questo punto l'articolo 3 della Costituzione? Si tratta, tra virgolette, semplicemente di mettere in campo un fattore, lavorare su un fattore tecnologico, quindi infrastrutturale, quindi non soltanto rete come vedremo, ma anche la distribuzione dei contenuti in rete e soprattutto il fattore umano. Prima Vittorio Pasteris parlava e metteva sullo stesso piano giornalisti e lettori chiamandoli cittadini. Questo è esattamente quello che vorrei dire anch'io. La cosa interessante è che la pratica della conoscenza fatta in rete, quindi mettendo in relazione persone, quindi i cittadini, abilita il capitale sociale, che come sappiamo è il bene delle relazioni tra persone. A questo punto l'idea è quella di utilizzare il capitale sociale che si sviluppa in queste relazioni come valore del contenuto che viene distribuito. Un contenuto che però deve essere di qualità. Nel modello che avevo
studiato qualche anno fa, avevo individuato alcuni parametri di qualità, quindi parametri di qualità sono la professionalità, il pluralismo, quindi non soltanto della testata che lo distribuisce, ma anche magari all'interno dello stesso contenuto, la pubblicità, adesso non entro nel dettaglio, e parametri di qualità sono anche, a mio avviso, l'accessibilità, cioè proprio la fruizione tecnologica del contenuto, che non procuri svantaggi a chi non ha le stesse, a chi non ha uguali abilità, l'interoperabilità, quindi la possibilità di agganciarli gli uni agli altri proprio per creare conoscenza, ed eventualmente anche la completezza. A questo set di parametri io aggiungerei, per prendere a volo lo spunto di Michele Mezza, anche la trasparenza sull'eventualità che il contenuto sia oppure no distribuito da un bot. Io ho sentito anche molto interessante lo spunto sulla trasparenza del codice dei sistemi editoriali. Il problema, secondo me, non è tanto la possibilità di poterli validare, perché magari basterebbe un gruppo di lavoro. Il problema è che questi algoritmi purtroppo cambiano molto molto velocemente. E un'altra cosa interessante è che la conoscenza, che abilita capitale sociale, deve essere allacciata a contenuti di qualità prodotti da un determinato tipo di impresa editoriale. Io ho richiamato nel lavoro le imprese con finalità sociali, per intenderci quelle che Mohamed Yunus ha teorizzato e poi anche praticato in Bangladesh, proprio come imprese che soddisfano dei determinati obiettivi sociali e che nello stesso tempo prendano contributi che però vengono ridistribuiti esattamente come sono stati dati a quelli che hanno finanziato l'impresa e reinvestono gli utili in innovazione. E l'ultimo punto c'è dietro il forte convincimento che il finanziamento all'editoria debba essere pubblico e che soprattutto questa debba passare indirettamente attraverso le mani dei cittadini. Poi magari dico meglio questa cosa, cioè l'idea è quella di distribuire credito ai cittadini, che poi utilizzano per l'acquisto di contenuti di qualità distribuiti nei modi che sono espressi in questa breve introduzione. Le slide queste sono le ho pubblicate nella mia utenza SlideShare e quindi sono a disposizione di chiunque come documento di lavoro, e in questa in particolare ho rimesso i link ai pezzi che abbiamo pubblicato in questi ultimi giorni sul sito dell'associazione. A questo punto andiamo alla parte delle proposte. Perché si attui questo modello? Una prima proposta legislativa è quella di introdurre in Costituzione l'accesso alla rete, legiferare sulla neutralità della rete e anche nell'ambito della neutralità degli algoritmi. In più c'è una proposta di revisione del finanziamento per l'editoria, in particolare nella sua parte online, e poi anche uno spunto su come potrebbe essere rivista una legge per la modalità di finanziamento dell'editoria. Cioè il finanziamento all'editoria, il punto 4 è deve essere finanziata l'editoria, il punto 5 è il modo con cui questo finanziamento deve essere fatto. Quindi andando velocemente, la proposta 1, quella dell'accesso alla rete. Attualmente esiste una dichiarazione dei diritti in internet, ma esiste anche un disegno di legge fatto nella XVI legislatura, proposta da Rodotà, che è l'introduzione dell'articolo 21 bis della Costituzione. Questo articolo, se cercate lo trovate, comunque è compito della Repubblica. Comunque è la definizione del diritto all'accesso alla rete, intesa come infrastruttura. Poi per quanto riguarda la legge sulla neutralità della rete, esiste anche qui la dichiarazione dei diritti in internet, ma esiste anche un disegno di legge di questa legislatura che si sta chiudendo, che riguarda disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e delle libertà di accesso degli utenti. E questa è la legge che porta la firma di Stefano Quintarelli.
E poi un'altra legge, questa non esiste, se non nelle intenzioni, sempre nella dichiarazione dei diritti in internet, che è sulla neutralità degli algoritmi. Mi sono divertito a dare un titolo, vedete quello in rosso, un titolo di un'eventuale legge che potrebbe essere disposizioni per la trasparenza nella gestione di big data e nell'elaborazione e utilizzo di algoritmi di calcolo per big data. Questo è soltanto un segnalibro. Poi, finanziamento per l'editoria. Sappiamo che esiste il decreto legislativo numero 70 del 2017 che riguarda la ridefinizione della disciplina, dei contributi diretti, eccetera, eccetera. Allora, una modalità, cioè quella che presento è un possibile via di modifica di questa legge per rendere attuabile il modello che ho introdotto prima. Allora, la prima proposta è di modifica dell'articolo 2 che riguarda i beneficiari dei contributi all'editoria per inserire anche le imprese con finalità sociali. In questo caso, contestualmente a questo articolo, si dovrebbe mettere anche nella parte riguardante le definizioni anche quella che è la definizione di un obiettivo sociale. Poi la modifica dell'articolo 7 che riguarda l'edizione in formato digitale della testata, ed è la proposta è quella di introdurre il concetto di contenuto di qualità. La definizione potrebbe essere: un contenuto di qualità è quello che agevola il lettore nella valutazione degli attributi dati da tipologia del contenuto, professionalità, pubblicità, pluralismo, accessibilità, interoperabilità e completezza, e ci metto dentro a questo punto anche la possibilità di lasciar valutare al lettore, di dire meglio al lettore, se il contenuto sia stato prodotto da bot oppure no. Quindi questo introdurre un comma in questo articolo che definisca in questo modo il contenuto di qualità. Poi l'articolo 9, che è il criterio di calcolo del contributo per l'edizione esclusivamente in formato digitale, e la proposta, una bozza, potrebbe essere di aggiunta di comma: il contributo viene calcolato su base quotidiana al variare dei parametri previsti nella formula, adesso questo è un esercizio così, nella formula matematica che scrive il capitale sociale delle relazioni tra persone che conversano sulla notizia. Dietro questo fantasioso, può sembrare così, articolo c'è, diciamo, un background matematico che è quello che mi ha portato, secondo alcuni ragionamenti che sono a disposizione ovviamente di tutti per essere rivisti, la traduzione del capitale sociale delle relazioni in valore economico. E poi c'è l'articolo 11 per l'erogazione del contributo. La proposta è che si eroghi il contributo in modo indiretto attraverso la scelta dei cittadini fatta su base quotidiana tra le testate che ne hanno diritto. In questo caso viene citato il decreto legislativo 147 del 2017, che è il decreto legislativo che porta le disposizioni dell'introduzione di una misura nazionale per il contrasto alla povertà, cioè il reddito di inserimento. Il motivo per cui credo sia opportuno inserire il finanziamento, come l'ho descritto prima, in una legge che riguarda il reddito di inserimento, è perché sono convinto del fatto che il reddito di inserimento debba essere visto, prima di ogni altra cosa, come un metodo dato ai cittadini per poter fruire della cultura. Abbiamo visto, quindi, ritornando all'articolo 3, di cui abbiamo parlato in precedenza, che la cultura, quindi la conoscenza, sta alla base del compimento dell'articolo 3 della Costituzione. Quindi le modifiche da proporre sono: uno, nell'articolo 1 delle definizioni, quindi bisognerebbe definire il bisogno di conoscenza. Secondo me, riprendendo il testo di Rodotà, ci sono degli ottimi spunti. Nell'articolo 3 bisogna inserire chi devono essere i beneficiari di questo credito. Nell'articolo 5 dire che questo credito deve essere riconosciuto per legge, e poi andando avanti, nell'articolo 6 definire l'ambito specifico per i quotidiani online, cioè aggiungere una lettera che parli del reddito di inserimento, quindi della carta su cui viene accreditato il reddito, come mezzo, diciamo,
posso dire, tecnologico, sia per l'acquisto di contenuto online, ma anche per la ricezione di crediti che vengono riconosciuti in base a quelle che sono le attività delle persone online. Voglio dire, non è soltanto il giornalista che, producendo il contenuto, favorisce questo meccanismo di compimento, di sviluppo della persona umana, ma sono gli stessi cittadini che nella loro lettura possono in qualche modo contribuire. Capisco che l'argomento... Vabbè. Quindi le proposte di legge sono queste. Come dicevo, sono a disposizione, sono online, quindi è una bozza di lavoro. E quindi è un lavoro che noi abbiamo intenzione di proseguire nei modi in cui ci sarà possibile farlo. Quindi quest'ultima slide è quella che riassume un po' quello che noi vogliamo fare. Innanzitutto una idea è quella di spacchettare il modello a tantissimi aspetti, quindi la notizia di qualità, il modello di impresa, il valore economico. Quindi magari spacchettando e prendendo pezzettini del modello e sperimentandoli separatamente potrebbe essere un buon modo per testarne la bontà. Poi lavorare un po' su quello che è la definizione del contenuto di qualità. Già stamattina, lo ripeto, con l'intervento di Michele Mezza, di spunti ne sono venuti per ampliare il set di attributi per un contenuto che si può definire di qualità. Poi ancora una volta lavorare su quelli che sono i modelli di impresa sociale, capire bene quali sono i modelli che possono rientrare in questa proposta anche legislativa. E poi la cosa più importante dal mio punto di vista è la validazione scientifica del valore economico della notizia. Quello che ho presente nella mia ricerca è un esercizio che ho fatto, pur avendolo messo a disposizione non ho ancora ricevuto feedback, quindi diciamo almeno fino adesso per me è buono, però sono sicuro che lavorandoci su si potrebbero scoprire cose anche molto interessanti. E poi una cosa importante secondo me da fare è uno studio comparativo tra digitale e carta stampata, e anche uno studio comparativo tra testate locali e testate nazionali. Ed infine una possibile area di sviluppo è quella della declinazione del modello, che abbiamo visto essere destinata al giornalismo online, ma una declinazione del modello anche per la carta stampata, perché comunque alla base di esso esistono delle considerazioni che ritengo del tutto trasversali al mezzo, cioè ancora una volta è un aspetto puramente culturale prima che tecnologico. Ok, vi ringrazio. Grazie a Marco Dal Pozzo. Ci rendiamo conto che, come dire, la materia è assolutamente complessa, però è anche importante parlarne, è anche importante presentarla. Poi speriamo di poterla cominciare a sperimentare sia con gli editori che con le università, con tutta la parte con cui si potrà studiare.